magia mi può sorridere. Vediamo un po'. Bisogno. Grazie. Un F5 probabilmente. Questa mappa che vedete è quella che abbiamo chiamato la piovra delle panzane. Cioè, al centro c'è, eccolo qua, grazie, c'è una strana azienda, si chiama Edinet. È un'azienda che sta in Bulgaria, gestita da un italiano, gestisce nascostamente tutti questi siti internet. Vivere Sani, notizie news24tg.com, notizia5stelle.com, liberogiornale.com, che non hanno niente a che fare con i movimenti politici di cui sembrano scimmiottare il nome, non hanno niente a che fare con le testate giornalistiche di cui imitano il nome. Sono siti fatti da un piccolo gruppo di persone che gonfia internet, la riempie di notizie false. Tutte fanno capo a questo stesso editore. Lo sappiamo perché il collega da Vecchietta ha fatto un'indagine tecnica che ha visto che i codici pubblicitari, cioè quelli che consentono a questo editore di incassare dai click nostri e vostri su questi siti, sono tutti gli stessi. Quindi hanno in pratica lo stesso burattinaio questi siti. Se non mi rendo conto che esiste questo problema, non so come gestirlo. Internet è anche l'antidoto, mi consente di avere dei siti di debunking, purtroppo bufano tanto a chi lo butta contro i, come avete sentito ieri, è stato sequestrato interamente. L'intero sito è stato oscurato da una decisione della magistratura per via di un singolo articolo che è in discussione perché c'è stata una querela da parte di una persona. Vedremo cosa succede lunedì quando si deciderà che cosa succedere, ma nel frattempo gli altri sono disponibili. E sono siti dove molto spesso quando vedete una notizia potete cercarla e vedere se è già stata fatta l'indagine. Quindi con pochi click si può fare veramente tanta differenza. Scoprite che questi hanno già fatto un'indagine, la condividete sui social, fate antidoto. Come faccio io a fare un'indagine? Io spesso faccio debunking e faccio la mia piccola lista della spesa, ve la propongo, può esservi utile. Prima cosa, chi è che fa l'affermazione? Qual è la fonte originale di una notizia? Se me la dice Daily Mail è una cosa, se me lo dice Lancet forse ci posso andare un po' più tranquillo. Gli esperti reali, non quelli citati da qualche sito strano, quelli che realmente sono competenti in materia, hanno già espresso un parere. Il motore di ricerca umano, cioè il giro di miei conoscenti, miei colleghi, io posso appoggiarmi, come molti di voi sicuramente hanno amici, familiari che hanno una competenza in un certo argomento. Cosa mi dicono? Posso avere delle informazioni di prima mano? I siti antibufala hanno già fatto un'indagine, mi permettono di andare a colpo sicuro, hanno pubblicato le fonti di quello che hanno fatto, ci hanno spiegato il metodo con il rigore che si usa per una pubblicazione scientifica. Fantastico, mi basta un click, una condivisione e il gioco è fatto. Se voglio posso andare a fare ricerca, i nomi citati mi portano a qualche cosa, c'è qualche elemento interessante, un nome, un luogo, una data, un documento che posso andare a leggere per sapere di più. La completezza, mi sono stati offerti tutti i dati o qualcuno ha fatto una selezione arbitraria? La storia è coerente oppure ci sono delle contraddizioni interne? Le scie chimiche, vai, sei un pilota di linea, irrori il mondo con le scie chimiche, poi torni a terra, porti a spasso il cane, ti respiri quello che hai appena irrorato, ha senso, è coerente internamente? No, quindi è una fandonia. Ci sono di mezzo paure e preconcetti? Ok, allora devo raddoppiare soprattutto i controlli, soprattutto se questi preconcetti sono i miei preconcetti, anch'io i miei. So che ciascuno li ha, quindi quando vedo una notizia che gioca su questi preconcetti e pregiudizi, devo raddoppiare la mia cautela. E in più posso sempre farmi questa domanda, utilissima. Se fosse vera, quali sarebbero le conseguenze? Ci saranno bene delle previsioni fatte? Allora in questo modo si può fare veramente tanto.